L'associazione prevederà di fare dei corsi di formazione per delle persone specifiche, perché io, come ripeto sempre, ci metto la mia esperienza e se avessi trovato delle persone competenti, probabilmente sicuramente andava diversamente. Io ho bussato a più porte e non mi sono mai state aperte. Una prima parola a voi bambini è questa, che in quei giorni, che anche voi vi ricordate, ci siamo spaventati tutti, no? E voi per primi, perché si diceva, ma e se succede anche a me? Siamo qui tanti adulti per dirvi che non siete soli. In questa giornata, oggi è compleanno di Daniele, annunciamo a tutti gli effetti l'associazione dedicata a lui. La mission dell'associazione sarà quella di concentrarsi sulla formazione, la sensibilizzazione partendo dai più piccoli per arrivare agli adulti, supportando altre realtà che operano già sul tema della violenza, non come atto già compiuto ma come prevenzione. Un'associazione che parlerà, ascolterà chiunque ne abbia bisogno. Non abbiamo la presunzione di poter cambiare il mondo, ma abbiamo il desiderio di poter contribuire a renderlo migliore. Ringrazio Angelica, Samantha, Sonia, Rosaria, Betta e la mia mamma. Ma il grazie più importante va a te, Federica. Grazie a tutti e tantissimi auguri di buon compleanno a te, Daniele.